L'interesse da parte di persone, aziende e istituzioni che ha reso Bitcoin protagonista assoluto della fine dell'anno 2020 è sicuramente destinato a crescere e a continuare nell'anno 2021. Lo step successivo di tutto ciò sarà l'estensione di questa copertura mediatica anche ad altre cripto e ad altre piattaforme. La domanda da farsi è sempre la stessa: nella moltitudine di cripto e di piattaforme esistenti, quali sono più valide delle altre, quali potrebbero attirare più capitali e più interesse delle altre e per quale motivo? La risposta a questa domanda è importantissima per un duplice motivo. In primis, da investitore, io sono interessato alle proiezioni di crescita e ai trend in essere al fine, ovviamente, di concentrare il mio capitale laddove reputo che valga la pena farlo. In seconda battuta, semplicemente da curioso e da interessato, io voglio sapere come si sviluppano dal punto di vista tecnico le soluzioni e le piattaforme più interessanti nell'ambito cripto. Pertanto in questo video ho selezionato le 5 più una, in realtà quindi in totale 6 cripto che secondo me vale di più la pena seguire nel 2021 perché hanno ottime prospettive di crescita e di sviluppo. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Inizio col chiedervi: voi quali altcoin state seguendo per l'anno 2021? Condividetele nei commenti, che così ne discutiamo. La numero uno dell'elenco di oggi è Ethereum. Ethereum l'ho scelta perché è la piattaforma di smart contract per eccellenza, nel senso più utilizzata in assoluto. È il cosiddetto computer globale, anche se molti obiettano dicendo che potrebbe diventare un computer spento, perché sta affrontando un problema importante, il problema della scalabilità. Ethereum sta affrontando questo problema perché è largamente utilizzato. Tutte le piattaforme DeFi girano, non tutte, ma la maggioranza girano su Ethereum. Molti token, molte delle coin che sono nella top 100 sono appunto token ERC20, quindi che girano anch'essi su smart contract su Ethereum, e pertanto il numero delle transazioni sulla blockchain Ethereum è elevatissimo. Questo è uno stress test importante e se da un lato ne evidenzia i limiti, dall'altro ne spinge in maniera enorme lo sviluppo, quindi non è solo un male secondo me, ma anche un bene. Pensate comunque che la DeFi da sola racchiude più di 20 miliardi di dollari. Questo per farvi capire i volumi che Ethereum gestisce. Pertanto questo è il motivo per cui io credo che attualmente e anche in futuro rimarrà, a meno di eventi gravissimi e imprevisti, la piattaforma di smart contract più utilizzata, sulla quale si concentreranno di più investitori, istituzioni, aziende, sviluppatori. Insomma, Ethereum è lo standard per la costruzione di smart contract. Il mondo della DeFi io credo che sia solo all'inizio. Abbiamo visto la bolla quest'estate della categoria DeFi, dove sono nate piattaforme senza né arte né parte, ma è un processo naturale. Quella bolla fortunatamente si è sgonfiata in fretta e adesso la DeFi è pronta per uno sviluppo organico e per una crescita basata sul valore reale. Inoltre questo problema della scalabilità sta spingendo Ethereum verso una soluzione intelligente, ovvero i cosiddetti Layer 2. Io credo che il 2021 sarà l'anno dei Layer 2 di Ethereum. Si tenderà a spostare buona parte del volume di transazioni dalla main chain a dei livelli 2, degli strati ulteriori, che saranno caratterizzati da fee più basse e da velocità più elevata. Per farvi un esempio, abbiamo Loopring, che è il primo DEX costruito su un Layer 2 che muove già decine di milioni di dollari. Anche il gaming su blockchain Ethereum, che è stato un altro trend nascente che secondo me è solo all'inizio anche lui, ovviamente soffre di queste grosse limitazioni. E per fare un esempio, Axie Infinity, che è uno dei game su Ethereum che ha goduto di maggior popolarità nell'anno 2020, ha esploso veramente rapidamente, ha subito affrontato questi limiti e nel prossimo sviluppo, nel prossimo aggiornamento, che si chiamerà Ronin, anche lui migrerà su un Layer 2. Insomma, questo trend di migrazione sui Layer 2 secondo me sarà un grosso passo avanti per Ethereum, perché renderà la DeFi, il gaming e molte applicazioni alla portata di tutti. Oltre a questo, Ethereum 2.0 continuerà il suo sviluppo e attirerà sempre più Ether messi in staking. Vi ricordo che gli Ether vincolati in staking sono tolti dal circolo, dalla circolazione, e pertanto costituiscono una riduzione dell'offerta. È vero, Ethereum non è molto appetibile da quel punto di vista lì, perché la supply è indeterminata,
data, ma Ethereum 2.0 mirerà a sanare questo problema, andando a limitare notevolmente la sua inflazione. Insomma, io sarò di parte, ma vedo un futuro veramente roseo per Ethereum, e pertanto è la coin, la piattaforma che seguo sempre di più in assoluto. La seconda piattaforma che ho scelto è Aave. È una piattaforma di lending decentralizzato, di prestito collateralizzato, il che significa che mette a contatto colui che vuole fornire un prestito in liquidità con colui che lo richiede, che ne ha bisogno. In questo modo non c'è un intermediario, l'interesse pagato da colui che richiede il prestito finisce direttamente a colui che lo eroga, e si massimizza da un lato il guadagno per chi eroga il prestito e dall'altro si minimizzano invece i tassi di interesse per colui che lo richiede. Il mercato dei prestiti collateralizzati è cresciuto vertiginosamente nell'anno 2020 e il trend non accenna a fermarsi. Non è l'unica piattaforma Aave a fare prestiti collateralizzati, ma è la più tecnologicamente avanzata. Da un lato è quella che ottimizza maggiormente il costo delle gas fee di Ethereum e dall'altro è l'unica che implementa dei protocolli più avanzati quali i flash loans, ovvero dei prestiti senza collaterale richiesto che possono essere presi a patto che li si restituisca nel giro della stessa transazione, quindi nello stesso blocco di Ethereum. È una cosa un po' tecnica, ma credetemi, è fondamentale per svilupparci sopra poi altre piattaforme, perché la DeFi ha la caratteristica di essere fortemente modulabile, il che significa che ci sono alcuni pilastri, uno dei quali ovviamente sono le piattaforme di lending, sopra i quali si costruiscono altre piattaforme. Questa modulabilità crea crescente domanda per l'utilizzo di quelle piattaforme che servono come pilastri. Aave è una di queste, in quanto la stragrande maggioranza del mercato del lending è data proprio da Aave. Per farvi un esempio, SushiSwap e anche Uniswap, che sono i due exchange decentralizzati, introdurranno in futuro, SushiSwap ha già in programma di farlo nel 2021, il margin trading, la possibilità di prendere in prestito fondi per aprire posizioni in leva. Indovinate che piattaforme utilizzeranno per andare ad aprire questi prestiti? Chiaramente le piattaforme di lending. Andranno a scegliere quelle con i tassi più convenienti e quelle più ottimizzate dal punto di vista tecnologico. Attualmente questo significa Aave. Andiamo avanti con la piattaforma numero 3, ovvero l'exchange FTX. Come tutti gli exchange che si rispettano, ha il suo token FTT. Quando si va a valutare un exchange, viene automatico fare il confronto con il riferimento del settore, che in questo caso ovviamente è Binance e il suo token BNB. Io solitamente vado a fare il confronto guardando i volumi e il numero di utenti degli exchange e come il token viene valutato in base a diversi parametri, tra cui quelli, perché vi ricordo, quello che fa la revenue dell'exchange è proprio i volumi che vengono movimentati e quindi le fee che vengono pagate dagli utenti. Quello di conseguenza porta a un buyback che viene fatto dall'exchange periodicamente dello stesso token, e quello è ciò che ne sostiene maggiormente il valore. Paragonando questi dati, FTT risulta ancora estremamente sottovalutato rispetto a BNB. Questo discorso lo avevamo già fatto un anno fa, se vi ricordate, perché io, faccio un altro disclaimer, ho investito in FTT già da allora e sto continuando a farlo sempre per questo motivo, perché i volumi di FTT e il numero di utenti di FTX, scusate, e il numero di utenti sono in continua crescita. Al momento, se guardate la classifica per volumi, FTX è al quinto posto al mondo e ha raggiunto nei giorni scorsi volumi giornalieri anche superiori ai 10 miliardi di dollari. Inoltre FTX continua a introdurre nuovi strumenti derivati, nuovi strumenti speculativi orientati soprattutto al trader pro, perché ovviamente sono strumenti molto avanzati, un po' complicati da capire per un neofita. Inoltre recentemente ha introdotto anche le cosiddette tokenized stocks, ovvero le azioni tokenizzate su blockchain e scambiabili sull'exchange stesso, tutto regolamentato con un'azienda tedesca, con un fondo tedesco, che dà il diritto effettivo di possesso per chi ha queste tokenized stocks dell'azione stessa, compreso l'ottenimento
pagamento dei dividendi. Nei programmi di FTX c'è di continuare ovviamente a offrire sempre più servizi di questo tipo perché portano volumi, e nel contempo anche di offrire le coppie di scambio tra le azioni e Bitcoin, che sarebbe una novità assoluta. Insomma, vedendo il trend che fa vedere come FTX, nonostante sia l'ultimo arrivato nel campo degli exchange in questa nicchia, è quello che è cresciuto più in fretta in assoluto, e pertanto io sono certo che continuerà a lavorare in questa direzione, e ciò mi rende molto confidente nel suo token FTT. Continuiamo a parlare di DeFi, perché la piattaforma numero 4 che ho scelto è una delle più conosciute nel mondo DeFi, ovvero Yearn Finance. Continuo a parlare di DeFi per un semplice motivo: secondo me davvero l'interesse e di conseguenza i capitali nell'immediato tenderanno a concentrarsi molto su questo settore. Ho notato questo trend veramente importante. Yearn Finance è un po' forse la punta dell'iceberg DeFi, perché è un aggregatore di servizi del mondo appunto DeFi. Cosa vuol dire? L'utente utilizza Yearn Finance e Yearn Finance va a diversificare l'investimento dell'utente su diverse piattaforme al fine di massimizzare il rendimento e minimizzare i rischi secondo dei parametri interni gestiti in maniera algoritmica appunto da Yearn stessa. È nata dalla mente di Andre Cronje, che è uno dei personaggi più conosciuti nel mondo DeFi, degli sviluppatori più conosciuti, e ne abbiamo già parlato anche in un video a parte, quindi non sto ad approfondirla più di tanto, ma vi basti sapere che è una sorta di fund manager automatizzato secondo i parametri che abbiamo detto prima, che gestisce i fondi di chi decide di investire nel mondo DeFi, li gestisce in maniera del tutto autonoma, in particolare con i cosiddetti vault, che sono i suoi prodotti di punta e che fanno emergere il lato più interessante del mondo DeFi, ovvero, come dicevamo prima, la componibilità. Grazie a questi vault l'utente investe appunto in questo vault e senza particolare sforzo ottiene un rendimento più elevato, reso possibile dal fatto che ad esempio si va a contrarre un debito su una piattaforma DeFi per fornire più liquidità su un'altra piattaforma e avere un rendimento che va a crescere molto più del debito contratto. Sono cose un pelino più tecniche, però vi basti capire che c'è il massimo rendimento con il minimo rischio, e questo è ciò che rende Yearn Finance molto interessante. A breve verrà rilasciata la versione 2 di questi vault, che conterrà nuove strategie sempre finalizzate a utilizzare diverse piattaforme DeFi per massimizzare il rendimento, verranno incluse nuove piattaforme e quindi l'ecosistema crescerà sempre di più. In ogni caso io faccio questa semplice equazione: crescita del mondo DeFi uguale crescita di Yearn Finance, perché per adesso rimane uno dei prodotti più interessanti che riesce ad unire tutti i servizi DeFi in un'unica piattaforma. Rimane ovviamente il problema delle fee, che lo rende un po' ostico per chi ha capitali piccoli e pertanto lo rende poco utilizzabile per loro, però il problema delle fee è un altro problema che secondo me è destinato ad essere risolto, se non nel brevissimo, neanche comunque nel lungo termine, proprio per il discorso dei layer 2, e quindi, se andando anche in questa direzione, vedo una prospettiva di crescita ancora maggiore per la DeFi su Ethereum. Quinta e ultima è Polkadot, che è una blockchain, una piattaforma alternativa a Ethereum, che ha lo scopo di permettere l'interoperabilità tra diverse blockchain e quindi l'applicare i diversi automatismi come quelli della DeFi, non circoscrivendoli a Ethereum ma anche espandendoli ad altre blockchain. Questo secondo me è un qualcosa di assolutamente necessario, perché circoscrivere comunque un'applicazione di così ampio successo come la DeFi, che sicuramente non sarà l'unica, mi viene sempre in mente anche il gaming, a Ethereum è limitante. È necessario quindi interoperare tra le blockchain, è necessario poter spostare un token, una coin nativa di una blockchain su un'altra, questo si è già visto come tendenza, basta guardare il numero di Bitcoin tokenizzati su Ethereum, che è una cosa non ottima perché è costosa in termini di fee e va ad aggiungere quindi complessità e carico alla blockchain Ethereum. Ciò che serve in sostanza è una blockchain, una piattaforma che permette alle diverse chain di interoperare in maniera snella e poco costosa in termini di fee. Ed ecco che esce Polkadot, ci si inserisce proprio Polkadot, il cui scopo è fare queste due cose. Non a caso è stata una delle piattaforme più hypate nell'anno 2020, che è stato l'anno del suo lancio effettivo, ed è stato lanciato il token DOT. Nel 2021 sicuramente inizieranno
inizieranno a uscire delle applicazioni che attireranno capitale. Un po' per i motivi che abbiamo detto finora, ovvero che Ethereum ha il grosso limite delle gas fee che nell'immediato sicuramente non verrà risolto. Quindi questo farà da catalizzatore per cercare blockchain alternative. Qualcuno parla anche di Cardano come blockchain molto interessante, io reputo sicuramente più interessante Polkadot sotto questo punto di vista, dati gli sviluppatori che ci sono dietro e dato l'ecosistema che già ci si è creato intorno. Non a caso ho intenzione di fare un video dove vado a elencare i progetti più interessanti nascenti proprio su Polkadot, non perdetevelo. Sesta piattaforma, o meglio quinta più uno, è di nuovo nel settore DeFi. Stavolta non parliamo di una piattaforma di lending, ma parliamo di un cosiddetto DEX, exchange decentralizzato. Non è Uniswap, ma è SushiSwap, io l'ho sempre preferito tra i due e adesso vi racconto in breve il perché. SushiSwap è un exchange decentralizzato, quindi per farla breve per chi non sa cosa significhi, è una piattaforma che mette in contatto chi vuole fare trading e chi vuole fornire liquidità ai trader, market maker e market taker banalmente. La cosa incentivante è che per il market maker ovviamente si ricevono le fee di trading direttamente, non essendoci più l'intermediario, vantaggio della decentralizzazione. Per il market taker, colui che fa il trade, abbiamo numerosissime copie di trading, non è necessario il KYC, non serve un profilo e c'è uno slippage estremamente basso, quindi è tutto molto comodo ed è non custodial, ricordiamo, perché si integra direttamente col proprio wallet Ethereum. Un problema abbastanza grosso è, ripetiamolo un'altra volta perché è importante, le fee di Ethereum molto alte, quindi al momento ci sono un po' di rogne per chi li utilizza perché si rischia di spendere abbastanza in gas fee. Però ripeto, questo è un problema destinato a essere sempre meno rilevante nel futuro. Nel 2020 è esplosa la moda degli exchange decentralizzati perché appunto sono nate queste possibilità di rendita passiva, sono diventate di uso comune e inoltre molti di questi DEX hanno dato i loro token, hanno creato i loro token, Uniswap e SushiSwap sono i due esempi principali, per incentivare ancora di più i market maker a dare liquidità, che vengono ricompensati non solo con le fee ma anche con i token stessi. SushiSwap inizialmente si è fatto un po' prendere la mano da questo e ha inondato il mercato dei suoi token Sushi, che a causa di questo punto inondazione sono diventati di scarsissimo valore perché tutti li dumpavano. Poi per fortuna si è svegliato e ha iniziato a prendere dei provvedimenti mirati a limitare la liquidità in offerta del token Sushi, ovvero non inondare di nuovo il mercato dei loro token, ma due terzi bloccarli per 6 mesi. Questo è il primo provvedimento che è stato preso e solo un terzo viene dato immediatamente come ricompensa a chi fa liquidity mining, si chiama, ovvero fornisce liquidità ad alcuni pool che sono messi in evidenza sull'exchange SushiSwap. Un altro incentivo di holding del token Sushi è che se lo si mette in staking si può ricevere un'ulteriore rendita passiva, attualmente in Sushi, quindi dumpabili a mercato, in futuro in DAI, limitando di nuovo l'offerta e incentivando lo staking del token Sushi. Inoltre, ve lo dicevo, lo sviluppo di nuovi prodotti è ciò che fa la differenza principalmente tra SushiSwap e Uniswap. SushiSwap è molto innovativo, rilascerà a breve BentoBox, si chiama, che è il suo modulo di margin trading, ne abbiamo parlato anche poco fa. Inoltre vuole fare le initial coin offering direttamente sul DEX, quindi delle sorte di IO, i launchpad di Binance, decentralizzati direttamente su SushiSwap, che incentiveranno ovviamente il possesso di token Sushi perché sarà sempre al centro della sua economia. Quindi, in altre parole, è interessante da seguire. Amici, sono stato un po' lungo secondo me, ma spero di avervi dato degli spunti di riflessioni interessanti. Ripeto, non vuol dire che bisogna correre a comprare queste altcoin, perché sapete poi come la penso io in termini di altcoin, però vale sicuramente la pena tenerle in considerazione queste piattaforme, perché io personalmente penso che saranno al centro dei trend del 2021. E voi cosa ne pensate? Avete altre coin da suggerire? Voi quali state seguendo? Ditemelo nei commenti, così ne discutiamo. Un saluto e alla prossima!